Non avevamo di meglio. Cosa fai? Non fai contento, è pennaglio. Non ti truccare, non ti truccare in scena. Ho troppo forte. Eh? Se mi trucco, guarda, portami i nominativi, dai. Allora, i nominativi. I nominativi, vai. Meno male, non è caduta questa settimana. Speriamo bene, non diciamo niente, perché scusate, ma... Senti, Maruska, senti, stupitina. Senti, stupitina, la scorsa settimana ti avevo chiesto i nominativi e mi hai portato l'elenco telefonico. Ora questa settimana ti chiedo gli indirizzi e mi porti le pagine gialle. Perché? Perché? Hanno scritto tanti cinesi, confesso. Guarda, portami la busta con i nominativi, stupitina, forza. Scusate ancora. Per favore, guardate, scusate, ma... Guarda, portami i nominativi. Oh, ecco qua i nominativi. Allora, le scemette che abbiamo scelto questa settimana sono di Pasqui Antonello, da Potenza, ci ha scritto. Già ce ne ha parlato Salvadori. Conosci Salvadori che ci ha parlato dei culturisti? Poi non mimare. Riccardo Sforza di Bologna. Guarda. E Maria. Senti, basta. E Maria Liegi di Cortina d'Ampezzo. Guardi, saluta per bene. Non ti sei fatta male? No! Peccato. Va. Maruska! E allora vediamole le scemette che abbiamo selezionato questa settimana. Quando passate una scemette per Carlo, cosa fa un signore quando entra in un caffè? Splash! E vabbè, ma se non ti piaceva, devo dirmi no, all'armero paccare. Ecco, era mio cuginetto che dietro voleva entrare. Bravo Giovanni, perfetto, così lo ha fermato. Eccole le scemette di questa settimana, vai! Ah, guardi, anche se mi fanno male tutti questi caffè, io non ne riesco a fare a meno, sono un caffè dipendente. Senza il caffè io non faccio niente, veramente. Vabbè, se è per quello anche io non faccio niente, Dipende dal caffè? No, dipende dal comune. Beh, più guarda, c'è un asino che vola, guarda. Sì, un asino che vola, lascia stare, Mona, lascia stare, dai. Visto io. Guarda, altri due asini che volano là, guarda. Più un asino che vola, due asini che vola, benedetto la città, dai, ti preoccupare. Guardare, stanno due asini che volano. Oh, guarda, c'ho altri due asini che volano, altri che volano due, sul tetto, dai. Due. Guarda. Maria Vergine, vuol dire che ti sta un nido, non ti preoccupare, ti sta un nido. Barista, un'acqua tonica, guardi, c'è una sete in falso. Eh? Un'acqua tonica. Eh? Un'acqua tonica. Cosa urla? Non sono mica sordo. Come le vuole, col filtro o senza? Ci mancava lei questa sera! Oh, stupido! Signori Verigo! Oh! No! Oh! No! Oh! No! Allora! Venga, Verigo! Verigo! Ascolta! O stecco di galle! Non fare tanto lo stupido! Venga, Amerigo, venga! Perché, oh, allora noi si vuole bere in piaggia! Perché, oh! Eh? Non fare tanto lo scaramaccai! Ecco, venga, allora... Signori Merigo, un autentico mito! Rigo, le do una mano io a portare sulla bici.
se gli batte un colpo. Ma che colpo? Venga su, venga, porti sulla bici, venga, gli do una mano io, su. Ecco, bravo. Venga qui, stia tranquillo qui, non, la, non gliela prende nessuno. Aspetta, la, venga, oh. Guarda. No, oh. Enrico, scusi un attimo, ma questo santo cos'è? Questo santo? Oh, è il santo, è il mio santo protettore. Cioè? San Gimignano, patrono della vernaccia. Posso metterla? Mettila per bene. Allora. Fai pianino, oh, ascolta! Ma... Guardi. Oh, Butraghegno! Guardi. Guardi, la bicicletta lì non te la prendo. Allora non fare tanto lo stupido, Butraghegno. Allora, non mi faccio fare figuracce, ci sono tanti ospiti, tanti amici meravigliosi che sono venuti qua del mondo dello spettacolo, tanti calciatori, per cui stia tranquillo. Ma che calciatori, Sì, ora i calciatori. L'ho sentito in televisione. Ma cosa? Dice che i calciatori bevono? Sì, l'attaccante è già un dribbling che ubriaca. C'è scritto. Ma... L'ho letto. Ma chi ha letto? Allora. Enrico, non dica stupidate. Forza, venga qui, forza. Allora, Conti. Mi dica. Qui la bicicletta è a posto, non gliela prendo. Un minuto. Sì. Un colpo di sonno. Ah, come, un colpo di sonno ho dovuto abbagliare. Strano perché. Strano perché. Allora, ieri notte ho visto le stelle. Ah, le stelle cadenti. No, cadendo. Perché? No, non ho fatto. Oh! No! Oh! No! Oh! No! Fate parlare le persone! Perché allora. Stia calmo. Allora, le stelle cadenti, no, cadendo a dire. Cadendo perché allora stanotte che sarà stato verso buio. Per forza, lei. Brillo com'era, eh? No, brillo. Oh, Pablo Neruda, non fare tanto lo stupido! Perché ti do un camuffo nel muso! Ero con la mia bicicletta. Quella lì. A un certo punto. Mi ha attraversato la strada un quadrupede. Beh, e cos'era? Che quadrupede? A occhio e croce era un gatto. Ah, un gatto! Allora. Questo il gatto, io sono arrivato, andavo velocissimo. Allora sì? Gli sono pistato contro. Ben. Quando uno dice pista! E l'ha preso? Pieno! Cioè, preso in pieno il gatto! No. Allora! Presidente della Repubblica! Sì. Il gatto sì. l'ho spalmato, ci ho fatto il gatto raid. Con la bicicletta dopo. Sì. Ma lei è caduto? Sono allora dopo. Sì. Lei è caduto? Sono cascato di là. Accidenti, che botta. Il gatto ha cominciato a fare. Gli ho detto, oh stupido! Anche al gatto! Gli ho detto, lui faceva, ho detto, oh stupido, prima mi butti in terra con la bicicletta e poi mi vuoi anche spengere il lume! Allora... Che ora la bicicletta sì. La devo portare all'ospedale. Perché? A rifarsi i raggi perché ha preso un colpo contundente. Che è successo? Oh Carlo! Oh. Qui alla Via Stefani ci sbagliamo sempre! Oh!
problema c'è? No! Oh! No! Oh! No! 30 secondi! Allora, riportare la... qui è... Oh, il santo è sparito. Il santo sarà andato su in paradiso. Sì, ma c'è andato con la mia bicicletta però. Oh, stupido!